Le persone mettono come foto del profilo di Facebook l'immagine più bella. Ecco, in questo video di oggi voglio rendermi il portavoce ufficiale di quello che tutti, penso, o meglio immagino, sappiano già, ossia il fatto che gli esseri umani iscritti, per esempio, a Facebook, ma anche a diversi altri social network, scelgono di mettere come foto rappresentativa all'interno di quel determinato profilo non quella, diciamo così, casual, non quella andante, ma la foto più bella che dal loro punto di vista possa essere considerata. Ecco, oggi voglio esaminare il tema in questione, un tema che va a indagare in maniera concreta e non astratta quello che effettivamente è uno dei tanti comportamenti che ci sono da parte di persone, o meglio di esseri umani. Ed effettivamente io considero questo, considero che proprio moltissime persone su Facebook, ma anche negli altri social network, scelgano di mettere l'immagine più bella per farsi notare. Ma vediamo i motivi quali possono essere. Quello di farsi notare potrebbe essere uno dei motivi, ma soprattutto per quale altro? Semplice. Come già detto infatti in moltissimi altri video ubicati in questo mio canale di YouTube, viviamo in una società che guarda l'apparenza, cioè se sei bello o sei bella vieni notato o notata, se sei brutto vieni non notato, non notata, ma scartato o scartata a priori. Se una persona è bella, affascinante a livello estetico, può ambire ad avere, come spesso accade, come spesso si verifica, tanti, tantissimi amici. Se invece una persona non riesce ad avere degli amici è perché molto probabilmente dal punto di vista estetico non è un granché, inoltre perché magari non se la tira, non è un coatto, non è una coatta, non è una persona che fa quello che dice il gruppo di ragazzi. Si esclude, si autoesclude, non partecipa per esempio alle feste, non partecipa ai viaggi di istruzione, ai campi scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, purtroppo, e lo dico a malincuore, oggi come oggi viene vista sempre e troppo la estetica. La colpa di chi è? Punto interrogativo. Qualcuno potrebbe rispondere a tale quesito dicendo: caro Leandro, la colpa è della TV. Ora, non sto dicendo che ciò è falso, però non è solo la TV che ha consentito che si guardi la bellezza e l'estetica di una persona, ma ci sono anche tante altre cose che purtroppo hanno condotto, o meglio indotto, gli esseri umani a guardare solo ed esclusivamente la bellezza, l'estetica. E quali sono, per esempio, le scuole, i ragazzi a scuola, per esempio la moda, le modelle che vanno a sfilare. Se una modella ha una taglia 48-50, ecco che già non può, o meglio, non potrebbe andare bene nelle sfilate di moda. Deve avere per forza di cose una taglia 46, se no non va bene, se no viene esclusa categoricamente dal fare le diverse sfilate. Ecco, io non voglio, come dico sempre nei miei video, fare l'uccello del malaugurio, ma non ne posso più. Io da essere umano, 32 anni di età, tra pochi giorni, non ne posso più. Mi sono stufato, mi sono stancato di vedere persone che vanno a guardare sempre e solo l'estetica di un'altra persona, perché così non si deve fare. Ecco,
Questo è il concetto da dire. Ma adesso qualcuno potrebbe venirmi a dire, o meglio a chiedere, ma Leandro, ma io ho messo una mia foto su Facebook e ho messo la prima che mi andava di mettere, non sono stato lì a vedere se ero bello o bella. Vada bene, non sto dicendo che tutti mettono la foto bella su Facebook, però la maggior parte sceglie appositamente di mettere quella in cui è più bello o più bella a livello estetico, a livello quindi esterno, per far sì di raccogliere anche i mi piace e i commenti, per acchiappare quindi un po' di like e per far sì di farsi notare. Infatti vi ricordo che noi umani abbiamo come altra caratteristica che ci distingue rispetto agli animali la presenza del narcisismo. Che significa narcisismo? Narcisismo significa che io guardo molto a me stesso a livello estetico, mi specchio molto, se vedo qualcosa che non va, l'aggiusto, mi metto per esempio il gel sui capelli, chiaramente non io perché io sono operato, però ci sono persone che si mettono il gel nei capelli, sono comportamenti altamente narcisistici dal mio punto di vista, secondo la mia opinione. Scusatemi per poc'anzi, ma anche io sono umano e anche io ho mangiato, ho pranzato, quindi se ho avuto un attimo di esitazione vi chiedo umilmente pietà, scusa, perdono. Detto questo, è bene sapere, è bene rendersi conto fin d'ora, fin da questo momento, che la società di oggi è fottutamente legata all'estetica. Sei bello, sei bella, vai avanti. Sei brutto, sei brutta, resti indietro. Sei bello, sei bella, vieni accolto nel gruppo, salvo poi fare ciò che il gruppo ti dice di fare. Se non fai quello che ti dice il gruppo, vieni emarginato. Se una persona invece è brutta, va in chiesa, va a messa, non dice parolacce, non bestemmia, non si fa le canne, non fuma, non beve, eccetera, eccetera, ecco che viene categorizzato, viene etichettato, viene bollato come uno sfigato o una sfigata, come un soggetto o una soggetta. Vedi, quello è un soggetto, semplicemente perché non fuma, non beve, non si fa le canne e va a messa la domenica. Quello è un coglione, quella è una cogliona. Sono tutti concetti che purtroppo vanno avanti da ormai 20 anni a questa parte. Ed è difficile far desistere le persone da non pensare a concetti come questi. Perché, punto interrogativo, perché sono evidenti, sono palesi, sono concretamente osservabili. Basta andare in giro nelle scuole, nelle aule scolastiche, anche già negli anni 2000, i primi del 2000. Il comportamento era questo che si vedeva, non prendiamoci per i fondelli. Era questo che si assisteva, ma questo comportamento del passato si riscontra ancora oggi nelle scuole che ci sono in Italia, e non parlo di Roma, di Novara, di Torino, di Milano, parlo anche di Palermo, di Napoli, di Genova, di tutte le città d'Italia. Sono sempre attaccati i ragazzi alla bellezza, e questa bellezza poi si tramuta anche su Facebook nell'andare a scegliere, nell'andare a trovare, nell'andare a mettere la foto in cui si sta più belli a livello estetico. E questo si traduce in un comportamento che io reputo sbagliatissimo. Non sbagliato, sbagliatissimo. Perché si induce un essere umano a fare qualcosa che, secondo me, deve essere visto da più punti di vista, su più fronti. Va bene scegliere la foto in cui sei bello, in cui sei bello o bella, ma non possiamo puntare solo ed esclusivamente tutto sulla bellezza, sull'estetica. C'è anche un cuore e un cervello da guardare. Cervello e cuore sono due caratteristiche che nei giorni di oggi, nei tempi attuali, in questa società di oggi, non vengono viste. Per essere accettato in un gruppo devi essere bello, alto, affascinante, muscoloso, pompato,
devi essere abbronzato, non devi portare gli occhiali da vista, devi avere i capelli grandi e lunghi, insomma, i capelli in testa. Non devi dire, devi dire parolacce, devi dire bestemmie, ti devi fare le canne, devi bere birra, devi fare quest'altro. Ecco, devi averci i tatuaggi. Sono tutti comportamenti che ci inducono a pensare e che ci devono far capire come sta la società di oggi. Qualcuno potrebbe dirmi, Leandro, ma tu hai l'orecchino? Infatti, effettivamente ho l'orecchino. Ma non si giudica una persona solo da perché ha un orecchino o due tatuaggi o tre tatuaggi. Si giudica dai comportamenti che ha quella persona. L'estetica purtroppo viene vista troppo da questa società attuale. Grazie da Leandro Smerli, di Roma è tutto, iscrivetevi, commentate, al prossimo video e una buona giornata.